Buonasera, buonanotte cari amici, direi uno speciale cinematografo, mostra d'arte cinematografica di Venezia, mostra internazionale numero 76. Tanto cinema in una mostra come quella di Venezia, molti documentari, tantissimi corti. Gina Amarante, attrice, Giuseppe Alessio Nuzzo, regista. Il titolo del corto? Amarante. Sì. Nuzzo. Sì, sì, Amarante. Che corto è, Giuseppe? Allora, è un cortometraggio che è molto particolare, perché è un unico piano sequenza che racconta la storia vera di Cristina Donadio, che conosciamo, una grandissima attrice che il pubblico ha conosciuto come Chanel di Gomorra, che un po' ha raccontato in tante interviste, perché quando ha girato appunto la seconda stagione di Gomorra ha scoperto di avere un cancro, e mentre girava, senza dire a nessuno, senza dirlo alla produzione, senza dirlo al regista, ha deciso di curarsi nella sua terra, e quindi raccontiamo questa storia molto molto particolare con un piano sequenza che poi, tra l'altro, c'è una camera car, c'è un flashback, quindi per chi mastica un po' di cinema sa che è un piano sequenza molto molto complicato in un cortometraggio di 10 minuti. Gina Amarante, cosa ha significato per lei girare questo corto? Cosa significa essere presente in una mostra come quella di Venezia con questo corto? Gina Amarante. Allora, partecipare a questo corto per me è stata un'esperienza stupenda, perché è stata come stare in famiglia. E sono tutte persone preziose, ma non perché è presente il regista. E poi, tra l'altro, io sono stata contentissima di poter lavorare con Cristina, che avevo già incontrato sul set di Gomorra, ma con la quale non avevo potuto, diciamo, fare molte scene, e per me rappresentare lei da giovane è stata un'emozione fortissima. Nel corto c'è un momento in cui noi due ci incontriamo, ma in qualche modo lei vede me ma io non vedo lei, e questa è stata una cosa, cioè per me, cioè l'emozione mi saliva sempre di più, perché era, io ero una proiezione di lei, era un suo ricordo, e quindi in qualche modo sentivo la responsabilità della sua storia, della sua vita, delle sue emozioni, della sua sofferenza. Quindi è stata una bella esperienza, e poi c'era l'ansia, l'agitazione, che se sbagliavi ben sta cosa dovevamo ricominciare tutto da capo, e quindi è stata un'esperienza anche da un punto di vista proprio tecnico, professionale, importante. Grazie davvero a voi tutti, ci vediamo domani notte, sino a sabato 7 settembre, serata di premi, la serata della premiazione, appunto, che cercheremo di raccontarvi. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Smile without a reason why. Perché lo vuol sapere? Silenzio, per favore! Un saluto cinematografo.